Buongiorno, oggi vorrei parlarvi di questo bel albo illustrato che si chiama Il viaggio della mamma, edito da Calandraca e scritto e illustrato da Mariana Ruiz Johnson, che è un'illustratrice argentina che è esordito in Italia nel 2014 con un altro albo illustrato edito da Calandraca che si chiama La mamma. In questo libro, di cui vi parlerò oggi, si parla di una mamma elefante che deve affrontare un viaggio di lavoro. Prepara la sua valigia, ci mette il suo libro, il suo vestito a righe, il piccolo elefante non può partire con lei. Quindi la mamma viene accompagnata in aeroporto, il piccolo elefante la saluta e vede il suo aereo in cielo diventare sempre più piccolo. Ecco qui. Quando ritorna a casa, il primo impatto non è per niente positivo, anzi è molto triste. Il piccolo elefante sente la casa troppo silenziosa e si accorge che la casa non profuma di fiori in assenza della mamma. Riesce a cogliere le prime differenze. La voce del papà che la sera narra la storia è molto più bassa di quella della mamma e lui di notte ha paura. Si sente perso, ma il papà lo porta nel lettone e lui riesce ad addormentarsi. Dopo questo primo momento di smarrimento, il piccolo elefante riesce a cogliere le cose positive che ci sono. Il profumo nuovo che c'è in casa, il profumo di piedi scalzi, di cioccolata calda, nuovi giochi da fare. Restare in giardino fino a tardi e guardare le stelle con il papà, cosa che non fa con la mamma. Poi la mamma la saluta tramite Skype, ecco qui, e lei racconta tutto quello che ha fatto durante la giornata. E c'è un particolare che mi colpisce, che questa illustrazione qui fa vedere la mamma che piange un po' di notte perché probabilmente pensa al suo piccolo, quindi anche per le mamme le separazioni non sono semplici. Poi la mamma ritorna, loro si rincontrano, sono tutti felici, quindi la famiglia è riuscita ad affrontare questa separazione perché è un viaggio di tutta la famiglia e la casa ritorna a profumare di fiori. Questo albo illustrato, è adatto a partire dai 3 anni. Mi piace perché affronta questa tematica, che sono i viaggi di lavoro delle mamme, l'affronta in un'ottica molto positiva perché rende questa se separazione possibile e affrontabile. E mi piace perché ci regala un elemento olfattivo molto importante. Parla di una casa che profuma di fiori che non profuma più di fiori e i bambini sono molto attenti a questi cambiamenti e a questi odori che ci sono nelle case. E allora mi piacerebbe proprio chiedere a quei bambini che restano con le nonne, che restano con i papà, che restano con le tate, ma la vostra casa, quando la mamma non c'è, di cosa profuma? Grazie, alla prossima.